Conosciamo Franziska, la fumettista che ha realizzato la versione a fumetti della Carta Europea dei Diritti delle Donne nello Sport, che lui appunto riproporrà per presentarla nelle scuole in una versione aggiornata e più moderna. Franziska, come sei entrata in contatto, cosa hai conosciuto di questa carta per poi iniziare a disegnare? Allora, innanzitutto ho ragionato, essendo ogni tavola una piccola storia autoconclusiva, per lo più umoristiche sono, che devono rappresentare, i singoli articoli della carta, che sono sei. Quindi sono andata a capire il significato di ogni articolo e ho cercato di estrapolarne, prendendo ad esempio uno sport, particolare per ogni carta, e anche accogliendo le indicazioni che voi mi avete dato, ho pensato a quale gag o quale piccola storia poter raccontare. La mia selezione, diciamo, innanzitutto l'ho passata rappresentando il secondo articolo, quello che riguarda la leadership, e lì ho ragionato su quale figura, diciamo, da mettere al femminile. Avrebbe più risaltato in uno sport a livello di leadership, di un ruolo di leadership, e quindi ho pensato di rappresentare un arbitro femminile durante una partita di calcio. E ho fatto una gag umoristica, ossia un calciatore che simula un fallo e l'arbitra appunto che lo riprende, anche un po' prendendolo in giro. E così ho proseguito a ragionare con gli altri articoli, quindi ecco, per quanto riguarda il primo articolo, invece che parla della pratica dello sport, su in vostra indicazione, poi ho trattato invece una scena che riprende dei bambini che decidono di giocare. Tra l'altro ogni storia ha un suo titolo qua, e questa, ad esempio, quella dell'arbitra l'ho chiamata Femminucce, appunto per prendere in giro il fatto che, cioè per riprendere il fatto che molte volte si prende in giro dando della femminuccia, mentre in realtà quello che si comporta femminuccia in questo caso è il giocatore e non l'arbitra, che appunto è una donna. E invece, per quanto riguarda la pratica dello sport, l'articolo appunto che tratta il diritto che hanno tutti di praticare qualsiasi sport a prescindere dal genere, ho pensato di parlare di competizione, a livello però di semplice gioco tra bambini, quindi si vedono appunto questi due bambini che vogliono sfidarsi a pallone, a pallavolo, e nello scegliere gli altri compagnucci notano la competizione, la competitività che una di loro, insomma, rispetto a tutti gli altri, nonostante sia piccolina e messa, diciamo, in disparte da invece un bambino un po' più robusto. Quindi, diciamo, hai cercato comunque di dare leggerezza a tutti Sì, sì, questi sì, argomenti perché siano facilmente, diciamo, usufruibili anche sì. Sì, da ragazzi esatto. giovani. Infatti, come avevo presentato per quanto riguarda la tavola con la quale appunto mi hanno selezionata, io penso che la miglior comunicazione per quanto riguarda proprio la diffusione, soprattutto di argomenti così importanti, sia l'ironia. E quindi, essendo poi io specializzata, diciamo, in strisce umoristiche, mi sono dedicata a quello che meglio mi riesce. Ok, quindi praticamente in questo manifesto noi vedremo rappresentati sei articoli della carta e più anche una immagine finale che insomma racchiude un po' tutta l'idea di questa opera, che questo manifesto finale, quindi cosa comprende, di cosa rappresenta? Sì, perché questa carta non sarà in un semplice formato libro, ma sarà un poster che mano a mano si aprirà e mostrerà le varie tavole e i vari articoli, e poi nella sua faccia, nel suo retro, si vedrà una grande illustrazione dove sono rappresentate le stesse protagoniste delle piccole storie che ho fatto per ogni singolo articolo,
messe tutte insieme, dove è messa a risalto insomma la bellezza dello sport che stanno svolgendo, come ad esempio appunto l'atleta del salto con l'arco, scusate, il salto con l'asta, oppure le due rugbiste, che si muovono nello spazio definito dalla D, dalla maiuscola proprio della parola donne. E ho pensato che sarebbe stato un rappresentante significativo.